i podcast di LCN Sport. Buongiorno amici di Diario 1912, la calcio l'eco day by day. Oggi è venerdì 29 settembre 2023 e è l'antivigilia di Cittadella l'eco, che sarà il quinto appuntamento di questa stagione 2023-2024 per la calcio l'eco. Ed è una stagione che è inutile girarci intorno, non è partita esattamente sotto una buona stella, non lo è per tutta quella che è stata l'estate, per quelli che sono stati i mesi di ritardi, attese, sentenze contro sentenze, ribaltoni cose varie, insomma, con questo l'eco che la promozione si era dovuta conquistare 3-4 volte tra campo e tribunale, e poi insomma è stato autorizzato anche a giocare questa Serie B 4 giorni prima del primo impegno, perché era il 30 tarda mattinata e si è scesi in campo il 3 di settembre. Questo comunque va sempre tenuto in considerazione come argomento, però perché guardate che alla fine poi possiamo sempre girare le coperte, ma i però, i se e compagnia nel calcio ci sono sempre, soprattutto quando i risultati non vengono, anche perché quando vince, voglio dire, non è che tu ti debba far troppe domande, no? Perché quando una barca va lasciata andare, quindi rubiamo questo versetto di una celebre canzone di Orietta Berti, che voglio dire penso che abbiate sentito tutti nella vostra vita, per fare insomma la differenza tra quello che succede quando si vince e quello che succede quando le vittorie non arrivano. L'Ecco questa stagione è tra le pochissime squadre a non aver ancora vinto, c'è anche la Ternana, c'è lo Spezia, ed è sicuramente anche un fattore di gravità diverso che la Ternana è in difficoltà, si sapeva. L'Ecco parte con questo bel handicap sulla testa, per lo Spezia invece il discorso è simile a quello che si fa per altre, tipo la Sampdoria, che insomma è mica messa bene, anzi tutt'altro. Detto ciò, noi da qui ci siamo già passati, era il 2019, era la promozione dalla Serie D alla Serie C, e dico che ci siamo già passati perché avendola vissuta bene o male da dentro, che poi alla fine siamo, ero addetti ai lavori, però è chiaro, siamo abbastanza vicini alle dinamiche per poter tastare l'aria e capire anche le cose che non vengono spiegate, capire un po' le evoluzioni, i sintomi, cercare di tastare l'aria di quello che succede in via Don Pozzi, possiamo dire che di qua veramente ci siamo già passati, ed era il tempo di Gaburro. Allora io l'ho già detto, lo so, però ne sono sempre più convinto di questa cosa, poi riuscendo a razionalizzare con il passare dei giorni dopo quella che è stata la brutta sconfitta con la Feral Pissarò. Dico che ci siamo già passati appunto perché allora con Gaburro si sapeva che non c'era esattamente la convinzione su quel progetto tecnico, e oggi mi sembra di rivivere la stessa situazione. Perché insomma è vero che la proprietà ha confermato Foschi, mister Luciano Foschi. Detto ciò, mi sembra anche una conferma a tempo. Detto che quello dell'allenatore è un mestiere a tempo per antonomasia, perché cioè, alla fine quanti allenatori partono e finiscono la loro carriera nello stesso posto? Pochissimi, praticamente nessuno. Cioè di Ferguson quanti ce ne sono? Voglio dire, veramente, veramente pochissimi. E quindi questo comunque mi fa pensare che, come dicevo ieri, veramente Cittadella sarà un punto di non ritorno, ma non per forza nell'accezione negativa di questa locuzione, perché può essere un punto di non ritorno anche in senso positivo, perché poi da lì l'Ecco potrebbe mettere un punto e andare avanti con questo progetto. Ma l'aria di questi giorni non è positiva, ripeto. Foschi è stato confermato, ha traballato dopo la sconfitta con la Feral Pisalò, e ieri ho letto anche insomma i quotidiani nazionali che ne hanno parlato, la Gazzetta ne ha parlato, e quindi non eravamo stati noi a inventarci la cosa, no? Perché alla fine anche se le conferme dirette non vengono date, perché figuratevi LCN non si può dire, perché poi sembra sempre che debba mettere zizzania, ma insomma lo conferma anche la Gazzetta dello Sport, che insomma poi non è che abbia tutta
sta capacità di essere perfetta, l'abbiamo già detto ampiamente in vari modi, abbiamo anche insomma toccato sul vivo qualcuno, però comunque è chiaro che Fuschi sia stato messo in discussione per come è arrivata la sconfitta con la Feral Pisalo, perché il risultato chiaramente è negativo, ma soprattutto la prestazione è super negativa, e questo è il punto focale di tutta questa vicenda. Mi è stato confermato, non so sinceramente se per mancanza di alternative nel breve termine, o per reale convinzione, per tempi stretti, forse un po' di tutti questi elementi mixati tra di loro. Ma torno a dire quello che ho detto anche ieri, che se non credi in più in un progetto tecnico, poi devi fare qualcosa per cambiare per forza, che sia cambiare allenatore, che sia cambiare i giocatori, che sia cambiare altre figure, non lo so, non sta a me decidere. Di solito si cambia allenatore perché è il modo più facile. Di Nuno a modo suo l'aveva detto proprio in quel 2019, quando lo intervistammo in esclusiva, e lui disse: io a Gaburro voglio bene, però io non posso cambiare 20 giocatori e quindi cambio allenatore. Ecco, chi vi dice che va tutto bene semplicemente vi dice una bugia, perché sennò insomma non avremmo un punto in classifica al di là di tutti i ritardi, vi dicendo, soprattutto non avremmo estrapolato una prestazione del genere con una squadra comunque abbordabile, vero, che avrebbe meritato di più di quello che aveva in classifica prima di allora, però comunque con 12 gol al passivo direi che era una squadra affrontabile. Tra l'altro il Lecco ha rischiato pure di non perderla questa partita con l'occasione di Novakovic in pieno recupero, quindi insomma è un fattore che non fa altro che aumentare il nostro nervosismo per quello che abbiamo visto pochi giorni fa. Quindi noi andiamo verso Cittadella con qualcosa che abbiamo già vissuto, ma l'abbiamo vissuto, è vero, con Gaburro ad esempio prima di Pergolettese Lecco. Se Gaburro non avesse vinto quella partita sarebbe stato cacciato, matematico. La vinse al 90esimo con un gol di Segato abbastanza fortunoso, col Pergo che si vide negare un rigore più o meno grande come una casa per un fallo su Malcore, c'ho ancora bello presente perché avevo una linea, una visuale pulita. Quindi vinse 2-1, sì, peccato che poi giocò col Monza, con l'Alessandria se non sbaglio, di fila comunque, giocò con l'Alessandria, giocò con l'Alessandria dopo la Pergolettese, perché era squalificato e venne squalificato dopo Pergolettese, ecco, per una bestemmia, e adesso la memoria è tornata nitida. Giocò con l'Alessandria, perse 0-2, doppietta se sbaglio di Chiarello, gol nei finali di due tempi, era in tribuna, non partecipò alla conferenza stampa, arrivò comunque in sala stampa tranquillo, poi si tornò al martedì, la situazione era già nervosa, una voce da spogliatoio riportata nell'orecchio del presidente, una bella infamata, diciamolo chiaro e tondo, usiamo i termini che vanno usati, e Gaburro saltò. Ora non dico che la situazione con la proprietà e l'allenatore sia così incancrenita, però sicuramente dico sì, come ho detto ieri, sono tutti sotto esame, giusto che sia così. Mi viene da dire che Foschi sia un po' più sott'occhio rispetto agli altri, ma sappiamo che gli allenatori a Lecco comunque sono sempre molto esposti ai venti, vale per tutti quelli che abbiamo visto passare di qui, perché poi Del Piano è stato esonerato, Gaburro è stato esonerato, D'Agostino no, stranamente, fatto un anno e mezzo, Zironelli è stato esonerato, Tacchinari è stato esonerato, siamo in questo tipo di situazioni in cui sono più gli allenatori esonerati di quelli che hanno finito, hanno iniziato e finito la stagione, anche perché facile, sono due, uno è D'Agostino e l'altro è Gaburro, punto e stop. Gli altri tutti cacciati, anche se il termine non mi piace mai, dopo poco tempo dall'inizio della stagione, che questo è un po' il periodo critico, che anche De Paolo arriva a ottobre, fine settembre ottobre, è successo anche con D'Agostino, è arrivato inizio ottobre, è successo con De Paolo, no, Belli arrivò a inizio dicembre, però comunque prima della fine dell'anno, Foschi l'anno scorso è arrivato molto
molto presto, già settembre, quindi ecco che questo è sempre uno snodo abbastanza importante per gli allenatori. Di Agostino rischiò tantissimo l'esonero dopo la sconfitta di Renate, anche quella maturò bene o male in un periodo non troppo lontano da questo, però lì in quel caso il campionato partì molto tardi, come ricorderete, perché era appena iniziato il post covid, almeno per il calcio, e quindi veramente si iniziò tardi, quindi se poi andate a sovrapporre i tempi siamo lì in ogni caso, si inizia a ottobre se non vado errato, e quindi siamo in questi giorni, in questa antivigilia, con Foschi confermato anche ufficialmente, ufficiosamente dalla proprietà, che comunque, ripeto, ha pensato al ribaltone. I nomi per la sostituzione che si susseguono sono tutti lì un po' a mezz'aria, c'è chi ipotizza Lerda, chi ipotizza Breda. Javorčić sicuramente piace da sempre, soprattutto a Fracchiolla piace molto, è decisamente uno dei suoi preferiti, era tra i candidati anche nell'anno di Zironelli, e poi invece scelse di andare a Suttirol. Zaffaroni piace, mi risulta siano buoni rapporti anche con il patron, ed è svincolato, invece Javorčić è ancora legato da un contratto ricco, molto ricco, col Venezia, ereditato dalla post retrocessione in Serie B. E questi sono quattro nomi che circolano, qualcuno più concreto, qualcuno magari solo suggestione, se ne sentono veramente tanti. C'è anche chi gradisce essere accostato a una squadra per veder circolare il proprio nome, sai mai che se non vado a Lecco posso andare da un'altra parte, però ecco, vedremo eventualmente su chi ricadrà la scelta. Diciamo anche che il vice Andrea Malgrati in queste settimane, l'ho già detto, lo so, me lo ricordo, inizierà il suo corso da UEFA A, mancherà 3 giorni a settimana, sappiamo quanto è stato importante a livello tattico, e non so, anche su questo argomento mi viene un po' da pensare che ci sia qualcosa che non torni con mister Luciano Foschi, perché ci sono alcune scelte che sono lontane anni luce dalle logiche che ci hanno accompagnato nella passata stagione. Io non credo che l'anno scorso Guglielmotti, per dire, di turno sarebbe stato mandato in campo pur essendo in condizioni fisiche non adeguate per andare in campo a fare questo tipo di partita contro un giocatore di rientro da una giornata di riposo come Felici, perché col Pisa non ha giocato perché era stato espulso nella gara col Modena, quindi era proprio il giocatore più fresco, e Vecchi ci ha puntato il 70% delle palle offensive e ha avuto stra ragione tra l'altro. Ma allora non gli vado a mettere un giocatore in difficoltà fisica già prima della partenza come Guglielmotti, posso mettere Giudici, posso mettere Tenkorang, che so, posso fare un altro tipo di scelta, e tanto più che dietro di lui c'è uno come Battistini che nell'uno contro uno come Felici può patire tanto. Poi Battistini sul centrodestra non ci gioca da veramente tanto tempo, tanto, ormai sono già 2 anni pieni che fa il centrale, lo fa molto bene, e quindi alla fine ha fatto anche la figura un po' del pollo in occasione della rete del 2-1, è stato preso in mezzo da uno che stava da Dio fisicamente e stava da Dio anche prima di far quel gol lì, perché era stato comunque uno dei giocatori più pericolosi alla Feralpi. Quindi ci sono scelte che sono state troppo conservative, perché l'ha detto Foschi, pensavamo di aver trovato delle sicurezze, delle certezze a Modena, sì, sulla singola partita, sulle due partite in 72 ore, evidentemente questa squadra non può, perché Guglielmotti ha perso tanto tempo appena rientrato, perché Battistini ha perso tutta la preparazione appena rientrato, perché Marrone non è in condizione per far da tappabuchi se Battistini viene saltato, per tutta una serie di motivi. Quindi ci sono delle difficoltà oggettive di condizione fisica, però ci sono anche le possibilità per far rendere meglio questo gruppo squadra, perché ci sono anche i giovani che in questo momento stanno giocando poco nel complesso, perché Sersanti è un ingresso, perché deve giocare Ionita, che voglio dire non è in condizione, ha giocato bene a Modena con la Feralpi, ha passato obiettivamente, ha fatto un'uscita, abbiamo preso il contropiede del 2-1, e sono prestazioni che non rendono onore al suo nome, alla sua carriera, però è arrivato tardi, lo capisco, concepisco che un giocatore di quel tipo lì abbia bisogno di tempo, di lavoro per essere all'altezza del suo nome. Crociata, che gioca a 50 metri alla porta, è lontano da quelle che sono le sue caratteristiche. Chi sta facendo meglio? Di Stefano, giovane sbarazzino con grande gamba, sta molto bene. Buso è entrato
entrato non benissimo col Modena, è entrato bene con la Feral Pissarò, e poi Tordini, adesso c'è questo problema evidente di scelta tecnica, che direi che i due non si sono mai presi. Sia Foschi con Tordini non si sono mai presi, insomma le polemiche non sono mancate più o meno un anno fa scarso di questi tempi, e credo che siamo più o meno a quelle frizioni lì, da quello che ho capito. E insomma ci sono tanti nodi, troppi nodi, che tendenzialmente porta questo tipo di società, la nostra società, a risolvere, cercare di dirimere cambiando allenatore, perché dici ci sono troppi nodi da risolvere. Quindi, o la società fa una scelta che ridà grandissimo potere alla guida tecnica di fronte al gruppo, oppure cambia guida tecnica. Io non vedo grandi altre alternative, poi sbaglierò, ma io vedo Cittadella come questo tipo di spartiacque, e poi vedremo cosa ne uscirà. Se avremo torto saremo ovviamente i primi a dirlo, come facciamo sempre. Detto ciò, altre due cose, perché ci siamo già dilungati parecchio. Scapuzzi ha salutato Folgore Caratese, era da un po' che chiaramente Scapuzzi non era più parte del progetto tecnico, era un giocatore in lista, e questo non va dimenticato, in lista A nei 18, perché lui nella gara con il Catanzaro comunque era andato in panchina, quindi vuol dire che era stato inserito nella lista, quindi ha rescisso, non ha avuto modo di debuttare con l'Ecco in Serie B. Lui ci ha già giocato col Siena e col Como in Serie B, non è che non avesse neanche esperienza da giovane, rientrato dal Manchester City ha avuto modo di giocare in questa categoria. Quindi Scapuzzi che ha rescisso e ha firmato nel tardo pomeriggio con la Folgore Caratese, una squadra ambiziosa, sta facendo bene tra l'altro in Serie D nel girone della Casatese, e chi vuole stare in alto, insomma, che Criscitiello è tornato con una certa voglia di investire in quella che era già ed è tornata dopo un anno ad essere la sua squadra. Quindi Scapuzzi, ovviamente, come facciamo con tutti, gli auguriamo il meglio, il ringraziamento va per quello che ha fatto. Che voi direte, sì, beh, che ha fatto? Beh, ha tirato il quarto rigore di Cesena, tanto per cominciare, e il quarto rigore è tante volte più importante del quinto, perché il quinto può avere un domani, il quarto, se non sbagli, può non avere un domani, ok? Quindi tante volte veramente il quarto è più importante del quinto, perché nel quinto uno come Lepore comunque partiva avvantaggiato rispetto al portiere, e sul quarto no, fondamentalmente. E quindi alla fine Scapuzzi ha trasformato con grandissima freddezza, come tutti e quattro i suoi compagni, questo calcio di rigore, con grandissima freddezza, tranquillità, esultato di fronte alla curva del Cesena, con veramente tanta personalità, ma l'ecco totale transagonistica quella sera. Penso che avrebbe potuto calciarne 11 di rigori e li avrebbe segnati tutti, Melgratti l'avrebbe probabilmente messa all'incrocio dei pali, per come girava nella serata del Manuzzi. Quindi a Luca veramente facciamo i migliori auguri per il proseguo della sua carriera, se avremo modo di incrociarlo per magari a partite con la Casatese lo saluteremo più che volentieri. Beh, speriamo che la cosa ovviamente possa essere reciproca. Quindi si chiude anche il capitolo Lecco Prosesto, no? Di cui abbiamo parlato tantissime volte l'anno scorso, con Pecorini che è andato a Sant'Angelo, Cristian Maldini che ha smesso e entra a far parte della scuderia degli agenti di Giuseppe Riso, tra l'altro l'abbiamo incrociato anche allo Sheraton nell'ultimo giorno del mercato estivo, e Scapuzzi che ha rescisso e quindi è andato in quella che è stata anche fino a pochi anni fa, fino alla Pro Sesto, la sua categoria di appartenenza. Poi appunto con i milanesi ha fatto un biennio in C e un anno in C e un pezzettino di Serie B con la maglia blu celeste, il 10 sulle spalle, che adesso torna a essere un numero libero. E tra l'altro so che tanti di voi hanno fantasticato, ma vuol dire che c'è spazio per prendere Krizetig. Guardate, Krizetig magari penso che lo prenderemmo tutti oggi, poi ci vuole anche lo spazio salariale per fare questo tipo di operazione. Krizetig è ancora libero, chiaramente più passa il tempo più si riduce il tempo anche per eventualmente rimetterlo in condizione. Sicuramente serve un centrocampista importante da mettere in rosa. Poi magari oggi l'Ecco ci stupisce, annuncia Krizetig alle 10 del mattino, posso aspettarmi tutto, dato che Strambelli più o meno è arrivato in questa maniera, giusto per ritornare al 2019, quindi idem Bastrone, Bastrini e Pastore, più o meno i tempi erano quelli lì. Ma detto ciò, guardate, l'Ecco tra l'altro prendesse by Crisiti, facesse questo sforzo economico, lo farebbe nel momento perfetto, perché purtroppo da quello che abbiamo appreso Giorgio Galli
ha accusato un nuovo problema al ginocchio. Non so dirvi onestamente quale dei due, perché questa è proprio indiscrezione raccolta da marciapiede, tra virgolette. Ha avuto un problema, da quello che mi risulta, al legamento collaterale. Non so se Lecco oggi farà un comunicato, spero di sì, anche perché un collegamento collaterale vuol dire che perdi un po' di tempo. Da quello che ho capito non è un problema particolarmente grave per Giorgio, e di questo siamo contenti. Lui con le sue ginocchia tribula, ha fatto due operazioni al legamento crociato, ma al collaterale aveva avuto problemi, proprio nella inizio stagione di Zironelli, aveva avuto problemi al collaterale, si temeva per un'immediata rotura del crociato. Lui era appena rientrato, invece poi alla fine il problema era meno grave del previsto, però appunto può essere che sia tornato questo tipo di problema, non lo so. Adesso ripeto, spero che poi venga data comunicazione ufficiale anche per spiegarla ai tifosi. Da quello che appunto abbiamo ricolto a livello di indiscrezioni, il problema non sarebbe comunque così grave. Detto ciò, Galli era uno dei giocatori che in questo momento stava riuscendo a dare equilibrio alla squadra, probabilmente l'unico giocatore che in mezzo al campo riusciva a dare equilibrio alla squadra, dava coperture a Crociata, Ionita, Sersanti quando entrava e via dicendo. Quindi ecco, perde una pedina mica da poco lì in mezzo al campo, perché secondo me era un giocatore che si era adattato comunque alla categoria, che tra l'altro stava forse come non era mai stato a livello di continuità di rendimento all'interno di una singola gara, perché lui per male faceva un'ora, poi pagava tantissimo. A livello fisico invece adesso stava riuscendo a tenere il ritmo nella gran parte dei casi, e invece adesso Lecco lo perde per un periodo che, ripeto, spero possa essere breve. Però quando si parla di collaterale, difficile star sotto il mese, lietissimi di venire smentiti, però comunque ci sono delle partite da affrontare. Avete visto ieri il calendario delle gare che Lecco dovrà andare a disputare da ottobre in avanti, i tempi molto stretti, 3 recuperi da fare da inizio ottobre alla fine di novembre, da mettere già all'interno di un programma che era già denso di suo. È un bel problema, proprio anche per il fatto che Ionita sta come sta, che Crociata fatica a trovare la sua posizione in campo, che Sersanti adesso di fatto tornerà per me a essere un giocatore credibilmente titolare in questa rosa, e anche perché Lecco lo stava già impostando da play, perché lì non aveva grandi alternative. L'alternativa è fare qualcosa di diverso, ed è cambiare schieramento, mettersi o a 4 dietro o a 2 e mezzo col trequartista. Qualcosa sicuramente cambierà senza Galli anche nei principi di gioco, perché di Galli Lecco ne ha uno fondamentalmente, e ora per questo periodo fortunatamente non troppo lungo non lo avrà. Qualcosina bisognerà riadattare, è chiaramente un altro problema che si aggiunge su problemi di impostazione tattica e di principi di gioco che per ammissione dello stesso mister Luciano Foschi si fatica a scaricare sul terreno di gioco. Vedremo insomma quelle che saranno le alternative, vedremo anche cosa ci dirà domani Foschi in conferenza stampa, che non è ancora stata convocata per il momento, però immagino che questa comunicazione arriverà tra la tarda mattinata e il pomeriggio odierno. Buona giornata a tutti, buon inizio di fine settimana a tutti, forza, ecco sempre.